Abbiamo fatto questo nuovo DPCM fresco fresco di giornata, rigorosamente. Oggi non voglio indossare la mascherina, non ho neanche l'orologio a scanso di equivoci. Io ritengo che, sapendo che sono la curva di contagi, dobbiamo intervenire rigorosamente. La curva in salita è piena di asintomatici, non se ne può più, e bisogna in qualche modo fermare questa salita incredibile. E noi lo faremo anticipando il problema. Per quanto riguarda l'aspetto economico, abbiamo dei ristori per i ristoranti, per piscine, palestre, teatri, cinema, che chiuderanno a breve, ma nel frattempo diamogli un ristoro. Diamo un ristoro per il ristorante, un teatro per i teatri e un cine per i cinema. A ognuno gli daremo un pezzo e il resto faranno da sé. L'aspetto economico e quello sanitario verranno insieme, non so cosa ho detto, ma significa che vengono bilanciati insieme. Da un lato ci sarà una perdita economica che comporterà una perdita delle tasse del sistema sanitario, per cui avremo un crollo generale e un equilibrio, una coerenza di sistema tutti insieme. Ce la faremo perché siamo un grande paese, siamo un grande popolo, siamo un grande. Aspettatemi fino al 24 di novembre, avremo altre sorprese, avremo altri DPCM, non smetterò mai di stupirvi. Al prossimo DPCM, alla prossima brrrrarga di questo stato di emergenziale.